Secondo te quante tipologie di pasturatori esistono sulla faccia della Terra? Io non lo so, però ne so tante e te le racconto in questo video. Ciao bimbacci e bentornati su Itinerari di Pesca, il canale che tratta di pesca sportiva dal punto di vista non agonistico e puramente ricreativo. Io sono Nicola, sono un pescatore e sono qua per accompagnarti in questo viaggio. Quest'oggi dove ti porto? Beh, ti porto a vedere tante tipologie di feeder e lo faccio portandoti al nostro banco dei tutorial. Già qualche anno fa feci insieme a Veronica un video dedicato al mondo dei pasturatori. Per chi se lo fosse perso, lo rifacciamo oggi, lo facciamo magari in maniera più approfondita. E niente, vediamo due pasturatori? Dai! Allora, questi sono solamente una piccola parte di tutti i giocattoli che mi porto sempre con me quando vado. Questi, diciamo, sono quelli che porto nel feeder da paniere. Poi ho tutta la versione, diciamo, di quelli che porto nello specialist, magari più pesanti o di forme e dimensioni diverse. Allora, vediamo le principali tipologie. Ne prendiamo uno. Allora, ecco, queste sono le cage. Allora, i pasturatori cage, quali utilizzano? Mi scuso se il cane dei vicini abbaia, ma è un rompicoglioni assurdo e va avanti così a giornate. Allora, andiamo a vedere quelle che sono le cage. Le cage a cosa servono? Servono principalmente per l'utilizzo della pastura e possono avere varie forme. Con il piombo sotto, come in questo caso, che hanno il piombo sotto, e in questo caso sono tutte e due sono delle cage che si trovano offline, non in line, come queste qua, che però hanno il piombo, invece di averlo lungo l'asse della gabbia, queste ce l'hanno sotto, perché hanno una funzione rocket. Qual è la differenza? Che queste, rispetto a queste, sono delle gabbie che ci consentono lanci molto più lunghi, perché infatti, come vedete sul fondo, hanno un bullet, un proiettile che aiuta appunto ad andare più lontano. La gabbia si usa principalmente per gli sfarinati, per tutte quelle che sono le pasture, ma anche per il bigattino, magari incollato, però principalmente o mischiato, diciamo o mischiato insieme allo sfarinato. L'utilizzo che si ha delle gabbie è sia in acque ferme che in acque in movimento, ma come tutti i pasturatori, tranne magari il method, che principalmente vedremo non ha un utilizzo nelle acque in movimento. E sono fatte di svariati materiali, ci sono in materiale plastico o in materiale metallico. Diciamo, sono utilizzabili sia in acque ferme, come vi dicevo, che in acque in movimento. Starà poi a noi gestire al meglio la pastura in base alla situazione. Altra grande famiglia di pasturatori, diciamo fra quelli che sono nati inizialmente, sono i pasturatori maggot. Voi vi ricorderete sicuramente questa forma qua, che è la classica standard forma a saponetta. Poi negli anni si sono evoluti in tante forme diverse, fino ad avere delle versioni. Ora io principalmente ho tante versioni come questa, per esempio una cage, scusate, tornando alle cage, questa è una cage, scusami, metto qua, una cage inline, e praticamente era un open end. Che cosa significa? Che ha le estremità aperte, mentre i block end hanno le estremità chiuse. Lo vediamo molto bene in questo pasturatore da bigatto, che è un block end che può diventare, all'occorrenza della column, può diventare un open end aperto in cima a fondo. In questo caso magari possiamo mettere del bigatto centrale con due tappi di pastura, ed è molto comodo per esempio nell'utilizzo, avendo, diciamo, il piombo dentato in correnti abbastanza sostenute, dove comunque abbiamo bisogno che il bigatto, la pastura non si vada a perdere, come potrebbe succedere in una gabbia, dove comunque la pastura andrebbe a perdersi prima. Allora, rieccomi qua. Quindi, tornando ai maggot, principalmente sono dei block end, sono chiusi, hanno il tappo nella parte superiore e vi sono svariate forme. Per esempio questo è il Black Cap, famoso dell'azienda, questa è una versione cinese, ma diciamo il più famoso è dell'azienda Trabucco, che lo si utilizza per esempio per la sua forma rotondeggiante, per farlo scarrocciare in corrente, dove troviamo delle spianate di sabbia, perché se ci sono i sassi lo perdete al primo lancio. Se vogliamo delle forme più stabili, c'è questo della Drennan, che è molto stabile perché ha una forma, come vedi, molto schiacciata, forse sul bianco si vede ancora meglio, e quindi ha una buona stabilità. Le colorazioni sono le più varie, abbiamo fra il bianco, il verde, il marrone. Scegliere il pasturatore in base al colore dell'acqua, vi dico, negli anni non mi ha mai fatto quella grande differenza. Come vi dicevo, ne abbiamo versioni che possono essere open end e block end, molto carine queste appunto, che ti permettono di diventare da block end a open end.
e principalmente lì si usano appunto per i bigattini, per il bigatto sfuso. Ma se abbiamo un'acqua molto 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 veloce, possiamo rallentare la fuoriuscita del bigattino da questi pasturatori semplicemente facendo del bigatto incollato. Dei maggot clip da segnalare anche in questo caso. Ora io ho messo, al tempo avevo messo dei pezzettini di nastro per coprire alcune uscite, quindi per far uscire il bigatto più lentamente. Anche di questi abbiamo delle versioni, come vedi, che sono rocket, quindi col piombo sul fondo, che gli permettono di viaggiare. Anche queste addirittura delle alette, vedi che gli danno un'aerodinamicità maggiore per raggiungere distanze più lontane. Ora andiamo su quelle che sono, naturalmente il maggot può andare sia in acqua in movimento che in acque ferme. Abbiamo una particolarità invece per quello che riguarda questi, che sono i pellet feeder. Eccoli qua. Allora, con alcune appunto differenze. Da questa parte potete vedere quelli che sono i pellet feeder di tipo classico, di stampo classico, cioè chiusi con solamente un'aperturina qua in fondo. E noi andiamo a fare passare, sono tutti naturalmente, i pellet feeder sono tutti in line, mentre nei maggot, nei cage, principalmente abbiamo delle soluzioni che sono offline, quindi con la lenza che passa esternamente al pasturatore. E ho visto che via via negli anni sono spariti sempre di più gli inline, se ne trovano sempre meno. Per quello che riguarda le prossime tre tipologie, principalmente invece si va sull'inline, quindi il pellet feeder, che ci serve principalmente il laghetto con del pellet bagnato che viene pressato all'interno del nostro pasturatore, con il nostro finale appellettato che viene appunto messo sulla bocca. Quando il nostro pellet arriva sul fondo, pellet feeder, si apre il nostro pellettato e si crea una piccola zona con il nostro innesco subito lì, pronto ad essere catturante. L'utilizzo principalmente che se ne fa è in acque ferme o in laghetto, al contrario invece di questa sua versione, che è stata fatta inizialmente dalla Preston. Se ne trova più pochi, ma ne ha fatto una versione abbastanza interessante anche la Colmich, e si chiama Sticky Maggot Feeder. Sentirei già dal nome che non è un pellet feeder standard, ma è piuttosto una sorta di pellet feeder fatto per il fiume, fatto per l'acqua in movimento, dove noi andremo a inserire il nostro bigatto incollato, che andrà a scollarsi tramite tutti questi piccoli fori che vi sono lateralmente sulla parte posteriore, vedi? In questo modo cosa succede? Noi avremo una pallina di bigatto che si scioglierà proprio sul nostro bigatto dell'innesco. Finali in questo caso veramente molto corti, si parla di 5-10 cm di finale, per essere direttamente sulla pallina di bigatto che si va a sciogliere. Altra tipologia, una tipologia che ormai è andata sparendo quasi totalmente, infatti a me ne è rimasto forse uno o due, è il banjo feeder. Il banjo feeder, sempre nella sua versione inline, ma ve ne erano anche versioni offline, ma principalmente si usa inline, ha la particolarità di avere un piombo sul fondo e di posarsi sempre in questa posizione con la sua montagnetta di micro pellet o di pastura all'interno della quale andremo a posizionare il nostro amo. Questa versione però di pasturatore con gli anni è stata molto velocemente e rapidamente sostituita da una versione più aerodinamica che si chiama, tanto lo sapete già, si chiama Method Feeder. Il Method Feeder, come sapete, il metodo, chiamato da tanti il metodo, semplicemente non è altro che un pasturatore simile, come vedete, al banjo, dalla forma più allungata, sopra il quale noi andiamo a creare una pallina di pastura che viene compressata tramite appositi mold, appositi stampi, e noi praticamente, grazie a questa pallina, riusciamo ad avere la nostra esca direttamente sopra la palletta di pastura. Ne avevamo recentemente, ne sono state create anche delle versioni offline, come vedete, cioè simili, però sono dei maggot, sono semplicemente dei maggot feeder che hanno una forma simile al Method. Io quindi non ne trovo, sinceramente non ci trovo questo grande interesse. Della Guru, però bellino, 40 grammi. Questo, ecco, come maggot può essere interessante perché è bello stabile sul fondo. In ultimo, l'ultima categoria che voglio presentarti sono i figlioli prodigi della pesca a feeder, cioè quelli del floating feeder. Sono pasturatori che, a differenza di tutti gli altri, sono molto leggeri, stanno a galla e sono principalmente, anzi quasi praticamente, indicati per la pesca in acque totalmente ferme, in lago principalmente, per la pesca di amuro o carpe a galla. In fiume non rendono quasi nulla, perché comunque è molto meglio pescare con la bolognese, insomma con galleggiante.
Ve ne sono due versioni, una per la pastura come puoi vedere, o magari per il mais aperta sotto, e un'altra invece come vedi che è semplicemente una versione modificata con un tappino che serve praticamente per mettere i bigattini. Anche in questo caso abbiamo delle alette che gli danno una forma piuttosto aerodinamica, anche perché essendo molto leggero risulta difficile da lanciare. Queste principalmente sono le tipologie di pasturatori che si usano nella pesca a feeder fishing. Spero di averti dato una panoramica abbastanza interessante appunto di queste esche, e ti rimando a questo punto alla chiusura. Bene, mi bacio, spero ti siano piaciute tutte queste tipologie di pasturatori, ne ho una marea, veramente, ma ne uso sempre 6 dietro 4, chissà come mai, penso che faresti anche te così? Dimmelo in un commento, metti un like, un mi piace, una condivisione, tutte queste cose a te non costano niente e per me sono fondamentali. Ti ricordo che il giovedì sera escono questa tipologia di video alle ore 21 e il sabato alle ore 12 video delle pescate, a volte live il martedì, a volte qualche video extra la domenica, ma principalmente le nostre uscite sono 2 a settimana. Detto questo, un bacione, tante care cose, e come sempre il nostro motto dal fondo della stanza... Catch and release! Grazie Veronica. Di stelle sono tante, milioni di milioni, pasturatori non ci fa rima, ma vuol dire qualità. Com'era? Dai, vedi quando si fa il lavoro di squadra.